Ciao a tutti amici di Scooterismo, ben trovati, sono Gio degli Innocenti, oggi seconda puntata di In Officina con Scooterismo dedicata alla trasmissione della vostra Lambretta. Nella prima vi ho mostrato nel dettaglio lo smontaggio, la selezione delle componenti, delle parti che si possono salvare, quelle che vanno cestinate, usura, dove si verifica e perché. E vi ho mostrato anche le attrezzature necessarie per portare a termine il lavoro a regola d'arte. E innanzitutto, prima di lanciarsi all'interno del tutorial, vi invito chiaramente a cliccare iscriviti qui sotto per non perdere neanche una novità dall'universo Vespa e Lambretta. Oggi munito di guanti perché mi sono tagliato un pollice, quindi lo coprirò come un chirurgo. Bando alle ciance, prendete nuovamente il compressore per la frizione, eccolo qua, l'avete già visto nella prima puntata. Il blocca campana ragno della frizione e cominciamo dalle parti che compongono la trasmissione e poi le monteremo sul motore, almeno non commetterete più errori e sarete in grado di portare a termine una lavorazione in grado di aumentare sensibilmente l'affidabilità e il comfort di guida del vostro scooter. Andiamo. Prima di procedere all'assemblaggio, ho disposto qua sul banco tutte le componenti necessarie. Questo perché vi potrà facilitare, ok, nel caso in cui abbiate trovato un blocco motore a un mercatino, a una mostra scambio, magari diviso in tre scatole differenti, e così potrete utilizzare il video per vedere se avete tutto il necessario per procedere con il montaggio. Mi raccomando, prima dell'assemblaggio guardate il video nella scheda qua più in alto perché ho messo anche tutte le verifiche da fare per usura, guasti e differenze sui pezzi della trasmissione. Qua in alto ho appunto campana della frizione, 46 denti come la totalità dei modelli innocenti, escluso il DL200 che la utilizza da 47 denti. Qui è una versione con parastrappi, se potete evitate di usare il parastrappi, quindi se la corona è usurata, se magari la volete sostituire, prendetene una alleggerita oppure una senza parastrappi. Nel mio caso la frizione in questione utilizza, come possiamo vedere, due gabbie a rulli, questo perché il centroforo è rettificato e cementato per l'utilizzo con le gabbie a rulli. Tarda produzione innocenti, soprattutto sui modelli SX e DL, le gabbie a rulli vennero rimpiazzate con una bronzina singola. La bronzina la potete utilizzare tranquillamente su qualsiasi corona, ma non viceversa. Allora, passiamo oltre. Dischi frizione, ho rimpiazzato la 5 dischi del video precedente con una classica 4 dischi che prevede 3 infradischi in metallo, spessore circa 1,40-1,50, e la marca Ferodo. Questo perché hanno un ottimo profilo, soprattutto dei dentini qua, che segue il disegno Innocenti, che è leggermente trapezoidale come forma. Questo allunga un po' la vita del cestello perché eviterete appunto di fare delle tacche immediate sul cestellino, che vedremo poi più tardi. Allora, passiamo ai dischi in sughero. Qua ho 4 dischi in sughero, sempre Ferodo rossi, come potete vedere. Fate subito la prova del 14, come la chiamo io, cioè verificate che i 4 dischi in sughero impilati infilino all'interno di una chiave aperta da 14. Questo perché ricambi di scarsa qualità provenienti magari dall'est Asia hanno uno spessore che supera ampiamente 14 mm. Questo può dare vita a dei problemi di trascinamento e pattinamento della frizione che voi magari non vi spiegate. Passiamo oltre. Abbiamo tendicatena. Utilizzate sempre tendicatena moderni, quelli che trovate nel motore originale, li potete gettare tranquillamente. Qui abbiamo un tendicatena strato, i pattini sono in materiale plastico. Buona, se un buon ricambio, io preferisco però Casa Performance X44 perché prevede e permette l'abbinamento anche magari di catene senza l'utilizzo di false maglie, come vedremo poi. Qui
Qui a proposito di catene abbiamo una catena, utilizzate sempre catene Iwis o Regina che abbiano il prezzo superiore ai 50 euro, non è tutto oro quello che luccica, si trovano anche frizioni da, scusatemi, catene da 15 euro che però magari non sono studiate per lavorare con i motori ma bensì con nastri trasportatori, quindi dai 50 euro in su è una buona catena, altrimenti non prendetele neanche in considerazione. Sempre qua, partendo da sinistra verso destra, flangia della frizione, qua c'è anche, tenete conto che nella versione LI, SX e TV c'è il nottolino che come vedete qua è il cruccio dell'ambrettista, ricordatevi sempre di montarlo, mentre nella versione DL non è previsto perché cambia l'attuatore sul carter come abbiamo visto nel video precedente. Questa flangia qua è di tipo a siringa e funziona esclusivamente se avete il cambio equivalente che ha praticamente il cluster, quindi l'albero primario del cambio con il foro per l'alloggio. Questa rende la cambiata ancora più precisa, va bene? Quindi è un'ottima base anche su motori mediamente elaborati. Qua abbiamo il cestello della frizione o ragno, verificate sempre che sia in perfette condizioni, che i rivetti non abbiano preso gioco, quindi verificate sempre che questo è uno degli elementi delle colonne portanti della trasmissione, deve essere sempre in perfette condizioni. Nei pezzi più usurati, come abbiamo visto, vengono a formarsi delle tacche qua tra le colonnette. Se leggeri le potete carteggiare via, se sono profondi lo potete tranquillamente cestinare e sostituire. Subito sotto abbiamo lo spessore appunto che appoggia qua sotto e sul primario del cambio, questo permette di lavorare per poi allineare la catena. Standard è da 1,5 mm, ne esistono anche da 1 e da 2, probabilmente aftermarket esistono anche altre misure ma non ne sono sicuro. Qua abbiamo delle molle frizione stile SX200, per quello che devo fare io sono un'ottima scelta, un ottimo compromesso. Non mettete mai molle rinforzate su motori che abbiano magari meno di 14-15 cavalli, può essere controproducente, potrebbe essere anche non necessario. Qua abbiamo la rondella di sicurezza che andrà poi a bloccare il ragno della frizione, poi lo vedremo successivamente nel video. Il dado, quindi il disco condotto, vi ricordo anche qua sia su modelli tipo LISX TV che DL, preferite sempre l'utilizzo di quelli con spessore 2,5 mm, nel DL a volte veniva usato da 3, con abbinamento in abbinamento con alcuni dischi frizione in sughero può dare effetti controproducenti sempre a livello di trascinamento e pattinamento. Qua abbiamo l'anello di tenuta di tutto il pacco frizione, quindi ci spostiamo ancora più avanti dove abbiamo lo scodellino paraolio che va sotto il manicotto pignone, anche qua assicuratevi che il mille righe sia in perfetto stato, sia quello esterno che quello interno. Pignone, nel mio caso è un classico pignone da 15 denti, vi ricordo che è standard su tutti i modelli Lambretta, escluso il DL200 che ce l'ha di 18. DL200 utilizza un assortimento pignone corona 18-47, tutti gli altri modelli Lambretta ce l'hanno 15-46 con catena da 80, ok? Passiamo ora qua, abbiamo il primo innesto del parastrappi del pignone che praticamente agisce così sul pignone, ok? Quindi lo potete ben vedere qua, è riconoscibile da questa gola a cui andrà appoggiato sopra la molla, a cui andrà appoggiato sopra il cappuccio e quindi la vite lunga che va a pacchettare tutto il manicotto pignone. Nel caso in cui voi abbiate motori elaborati potete utilizzare anche questa molla, c'è adesso prodotta da Casa Performance, rinforzata del 10%, allungherà sistematicamente la vita di tutti gli elementi del pignone, ok? Quindi pignone facciamo vedere è composto da queste componenti qua. Nei prima serie, le prime versioni, il
cioè la versione sul prima serie ha una molla più corta e cambia il cappuccio, e quindi non mischiate mai le parti, ok? Se prima verificate sempre, è possibile fare un upgrade dai prima serie, prima versione a, diciamo, il tipo terza serie. Si conosce perché hanno la molla più corta, alcuni prima serie hanno la molla più corta sul parastrappi e il cappuccio differente, quindi verificate sempre. È possibile fare l'upgrade di sicurezza a un tipo terza serie per essere sicuri di avere sempre tutto sotto controllo e allungare così sia il piacere di guida che la vita stessa delle componenti della trasmissione. Passiamo ora sul carter motore e finalmente andiamo a montare tutti i pezzi. Il carter adesso è vuoto, è una tela bianca, e cominciamo ad assemblare il nostro puzzle. Per prima cosa, scodellino paraurti. Lo mettiamo sull'albero motore, seguito dal manicotto del pignone, lo mettiamo in posizione. A questo punto possiamo andare ad appoggiare il tendi catena. Vi ricordo che in base a quello che utilizzate è diviso o in due parti, oppure c'è una versione con il pattino singolo che io vi consiglio perché permette di allineare facilmente poi la frizione. Quindi appoggiamo la staffetta di sicurezza e andiamo a mettere i due bulloncini. Li possiamo fissare al momento tenendoli lenti prima di fare il serraggio definitivo, che poi avverrà una volta che avremo trovato il giusto allineamento della catena e avremo montato le altre componenti. Quindi lasciatelo abbastanza lento e appoggiato. Allora, a questo punto, primo consiglio furbo di scooterismo: innanzitutto andate a inserire il rasamento del gruppo frizione. Ce n'è uno solo oppure due, dipende da cosa avete trovato nel vostro motore. Di partenza lo spessore che è più comune è quello da un millimetro, ne esistono anche di altre misure, quindi se praticamente dovete partire da zero, partite sempre dal rasamento da un millimetro. Ha una forma sola, è facilmente riconoscibile e va messo appunto sull'albero primario del cambio. A questo punto, primo consiglio furbo di scooterismo, vi stavo dicendo: prendete il ragno, inserite le gabbie a rulli o la bronzina in base a quello che avete scelto di usare, tutto lubrificato con olio del cambio. A questo punto prendete anche la corona, inserite il ragno equipaggiato con gabbia rulli o bronzina appunto all'interno della corona, e a questo punto dovete verificare che proprio il ragno della frizione sia la parte più sporgente rispetto alle gabbie a rulli e alla corona. Questo perché utilizzando componenti di bassa qualità provenienti da chissà dove, può darsi soprattutto nel passato che il ragno rimanesse troppo interno all'interno della corona. Questo dava vita al bloccaggio completo della trasmissione e quindi non potevate procedere poi con il montaggio. Verificate sempre questa cosa: il ragno frizione deve essere la parte più sporgente rispetto alla corona e alla bronzina o alle gabbie a rulli. A questo punto possiamo tranquillamente prendere la catena, eccola qua, il pignone con le gole rivolte verso l'alto come potete vedere, facciamo scivolare in simultanea tutto il gruppo, come potete vedere, frizione e pignone all'interno delle proprie sedi. A questo punto tutto, vedete, scorre, dovrebbe già scorrere bene, poi faremo la verifica anche una volta che andremo a serrare i dadi. A questo punto una rondella di sicurezza per quello che riguarda il dado, andiamo quindi a appoggiare il dado frizione, quindi possiamo andare a installare il nostro blocca frizione immancabile. L'abbiamo già fatto nel primo video, questo vi consentirà appunto di utilizzare bussola da 22 per andare a avvitare appunto tutto il gruppo frizione. Come vedete si blocca e possiamo andare a stringere. Poi vi farò vedere anche la coppia di serraggio. A questo punto, visto che avete sempre la chiave qua che blocca,
possiamo andare a montare anche il gruppo pignone. Prendiamo il sinusoide, le gole devono essere contrapposte a quelle appunto del pignone, è tutto molto semplice. Quindi la molla, quindi una parte un po' più rognosa, cercate di allineare il più vicino possibile il mille righe della molla, il cappuccio con il manicotto sotto. A questo punto andiamo a inserire la nostra vite, il nostro bullone, che è uno solo, di una misura sola. Non mischiate mai le componenti. Se avete magari il tipo con la molla corta stile prima serie, utilizzate sempre l'equivalente, non provate mai a mischiare le parti perché rischiate di fare peggio che meglio. A questo punto bussola di 14 e cominciamo a stringere. Verificate sempre che l'allineamento sia corretto e il cappuccio entri nel mille righe. Si può anche allentare leggermente, verificate magari da sotto un po' di essere abbastanza allineati senza togliere l'attrezzo per bloccare la campana. Quindi provate leggermente a tirare per vedere di far scorrere appunto il manicotto. Se non scorre, possiamo ricorrere anche a un po' di sana forza bruta. Quindi verificate sempre leggermente l'allineamento del mille righe da sotto, potrebbe essere necessario anche dare qualche lieve martellata per permettere l'allineamento. Una volta inserito, vedrete appunto comprimersi la molla e il cappuccio. Non assicuratevi sempre di fare questo lavoro, perché la problematica più grande qual è? Che a voi vi sembra tutto in posizione, ma quando andate a montare il copricarter, se andate a tirare i bulloncini, i dadini, scusatemi, rischiate di far scoppiare praticamente il carter motore. È una cosa che succede molto spesso. Oppure, se avete un montaggio non preciso, quando andate a mettere in moto rischiate di... Eccoci qua, questo è già stato serrato, poi magari gli daremo un colpo in più con la pistola pneumatica, eccola qua, per essere ancora più sicuri. È possibile anche dare una goccia di frenafiletti sulla vite del pignone e anche su quella della frizione. Andiamo a dargli una stretta. Eccoci qua, passiamo a posto. Stessa cosa la possiamo fare anche al dado della frizione qua dietro. Cascato anche il collo della ruota. A questo punto qui abbiamo finito, tutto correttamente montato. A questo punto andiamo a verificare che chiaramente non ci siano giochi indesiderati e che allo stesso tempo sia il ragno che... Ora qua c'è della carta dentro perché vedete il pistone è fuori. Verificate che praticamente si muovano anche in maniera indipendente la corona e il ragno della frizione. Stessa cosa da verificare è di non avere nessun tipo di gioco. Vedete? La corona è praticamente ferma, allo stesso tempo si muovono indipendentemente. Questo vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Se avete troppo gioco o tutto il gruppo frizione risulta essere troppo stretto, vuol dire che avete lo spessore sotto il gruppo frizione da verificare, quindi diminuendo o aumentando il suo spessore. Una volta fissato con successo sia il gruppo frizione che il manicotto pignone, come avete visto, possiamo procedere a tendere la catena. Non tiratela mai alla morte. Sappiate che ci deve essere sempre un po' di gioco utile, altrimenti rischiate di andare a stressare oltremodo tutti gli elementi della trasmissione. E qua, se volete, una goccia di frenafiletti non fa mai male, questa è una raccomandazione. Soprattutto verificate sempre di avere le filettature in ottimo stato, perché vi ricordo, state sempre facendo un abbinamento con un carter in alluminio e delle viti che possono essere in ferro o in acciaio inossidabile. Come potete vedere, la nostra catena non è completamente bloccata, sempre
un po' di gioco per potersi muovere comunque in libertà. Considerate, qua è tutto nuovo, quindi dopo un migliaio di chilometri, al momento del tagliando, fate un bel cambio dell'olio e verificate nuovamente la tensione della catena, che si dovrebbe essere quindi un po' allungata. Adesso non rimane che alzare le alette della rondella di sicurezza. Io ultimamente sto utilizzando questa versione a manina, la ritengo un po' più versatile rispetto alla versione classica a pera, che come vedete è in un pezzo unico. Passate poi anche alle alette della rondella di sicurezza, dello spessore di sicurezza del tendicatena. Qua in alternativa è possibile anche utilizzare due prigionieri di M6 con due dadini autobloccanti o non. Questa qui è una soluzione che veniva anche dal mondo delle gare, dove per evitare di rovinare eccessivamente le filettature, che vi ricordo sono su un carter di alluminio, mentre i bulloncini sono in ferro e in acciaio inossidabile, veniva appunto usata questa soluzione con i prigionieri, una goccia di frenafiletti forte. Detto questo, siamo ormai quasi al termine, manca solo da montare i dischi della frizione, quindi avremo finito il nostro tutorial, che spero sia stato molto utile. Procediamo. Prima cosa, si dispongono le molle, come potete vedere, eccole qua, sono 5. Assicuratevi sempre di avere molle dello stesso tipo, non mischiate mai molle rinforzate, molle normali o molle provenienti da kit differenti. Utilizzate sempre molle dello stesso tipo. A questo punto si va a mettere, come vedete, la flangia della frizione. Allora, a questo punto non rimane che andare a prendere il nostro amato compressore della frizione. Allora, ragazzi, questa è una cosa molto facile se avete lo strumento adatto, mentre se utilizzate mezzi di fortuna potrebbe essere impossibile andare a montare con successo tutto il gruppo frizione. Allora, una volta che il compressore è in posizione, basta utilizzare un paio di spessori per coprire la solita parte flangiata del prigioniero. Andiamo a stringere adesso. Come vedete, è tutto molto facile, ragazzi. Se avete gli strumenti giusti, in una quarantina di minuti, in mezz'ora, se avete un po' più di mestichezza, porterete a termine con successo questo tipo di lavorazione. Ma dovete avere gli strumenti adatti. Allora, altra raccomandazione: nel mentre avvito il compressore della frizione, raccomando di mettere in bagno d'olio i dischi della frizione perlomeno qualche ora prima, meglio ancora il giorno prima, lasciandolo in immersione nel solito olio che andrete a utilizzare appunto nel cambio, per avere in modo da avere un sughero già bello che è impregnato d'olio. Allora, a questo punto svitiamo tutta la vite del compressore e andiamo a inserire i dischi. Allora, prima cosa, disco in sughero, cercate di allinearlo il più possibile nelle colonnette, tra le colonnette della corona, quindi disco in metallo, infradisco in metallo, cercate di allinearlo viceversa con i dentini più allineati possibili all'interno del ragno della frizione. Quindi, altro disco della frizione. Potete anche dare eventualmente un filo d'olio, come nell'insalata, dice, eccoci qua, in modo da, magari, se avete una riparazione di fortuna, vi conviene fare come sto facendo. Possiamo dare un filo d'olio per proteggere la partenza a freddo, ma vi raccomando sempre di lasciare in immersione i dischi perlomeno qualche ora prima del montaggio. Procedete così sempre: disco in sughero, infradisco in metallo. Quindi andiamo a mettere l'ultimo disco frizione in sughero. Eccolo qua, sempre un'oliatina, e poi andate a prendere l'infradisco. Vi ricordo di utilizzare sempre la versione Innocenti da 2,5 mm. A questo punto possiamo tranquillamente andare a comprimere il nostro pacco frizione grazie a
Il compressore ha fatto il suo lavoro, vedete la flangia è stata completamente spinta verso il fondo della corona. Vi raccomando sempre che questo tipo di lavoro, come vedete, è molto semplice perché le molle rimangono quasi sempre in posizione se utilizzate il motore su un cavalletto tipo il mio, quindi tenendolo in posizione, come vedete, orizzontale. Viceversa, se avete il motore in posizione verticale, quindi sul lato, montato sul telaio della vostra lambretta e non volete per qualsiasi motivo sdraiare la lambretta, oppure avete la lambretta montata sul ponte, potete utilizzare questo attrezzo che poi vi mostrerò, che appunto vedete ha 5 braccia che vanno a infilarsi all'interno della flangia attraversando le molle, e questo vi aiuterà a tenerle in posizione con lo scooter in posizione sul cavalletto. Allora, molto semplice, dischi frizione, vi ricordo, sughero, infradisco in metallo, disco in sughero e così via fino ad arrivare al disco condotto che è l'ultimo da inserire. Verificate sempre che non ci siano attriti tra tutti gli elementi della frizione, soprattutto tra gli infradischi in metallo e il cestello, il ragno della frizione, e dei dischi in sughero tra le colonnette della nostra corona. Manca da inserire quindi l'anello di tenuta. Raccomandazione che vi do: l'anello di tenuta cercate sempre di mettere due estremità aperte all'interno di una delle colonnette in modo da tenerli ancora più compresso. Questa è un'altra piccola raccomandazione che vi faccio. A questo punto siamo arrivati alla conclusione, l'anello di tenuta è in posizione, quindi possiamo cominciare a svitare il nostro compressore per la frizione, che appunto aveva fatto già il suo lavoro, quindi possiamo andare a togliere proprio il compressore svitando i soliti due bulloncini o quattro in base alla vostra esperienza, e a questo punto abbiamo terminato praticamente il nostro lavoro. Come vi dicevo, lavoro concluso, ultime due verifiche da fare. Assicuratevi di avere il nottolino montato, errore marchiano che se arriva in fondo si chiude il copricarter e ci si accorge che questo è rimasto sul banco. Se però avete seguito il nostro tutorial e avete disposto tutte le parti sul banco come vi ho mostrato, arrivato in fondo non dovrebbe essere rimasto nessun componente sul banco, eccetto gli attrezzi che avete utilizzato per effettuare il montaggio. Rimane da stuzzicare leggermente le molle della frizione, eventuali click potrebbero essere sintomo che la mollettina era leggermente fuori posizione. Ultima verifica da fare, assicuratevi sempre che i dischi, tutti e quattro i dischi, siano contenuti all'interno della corona, dell'altezza della corona, quindi che questo disco, soprattutto l'ultimo disco, non sia oltre la colonnetta della campana della frizione. Questo perché quando andrete poi a mettere in moto questo disco potrebbe ruotare sulla corona stessa e far esplodere nei peggiori dei casi tutto il gruppo frizione. Tornati in campo largo per la conclusione del video, il mio faccione l'avete visto ben poco oggi, spero che questo tutorial insieme alla puntata precedente vi sia stato d'aiuto nello smontaggio, identificazione, scelta dei nuovi componenti e quindi il rimontaggio della trasmissione della vostra lambretta. Nel dettaglio, breve recap, oggi abbiamo usato gli utensili immancabile, indispensabile, compressore della frizione, lo strumento per bloccare la corona e il ragno della frizione, quindi bussola da 22 per il serraggio del dado della frizione, bussola da 14 per la vite del manicotto pignone, quindi chiave a cricchetto con la bussola da 10 per il serraggio dei bulloncini del tendi catena. Potete usare supplementare l'attrezzo per fissare, per tenere in posizione le molle nel caso in cui vogliate fare questa procedura con la lambretta sul cavalletto, non con il motore staccato sul telaio. Poi abbiamo utilizzato la chiave aperta di 14 per fare la prova dei dischi della frizione. In alternativa potete usare un calibro, basta che
appunto, vi ripeto, i dischi frizione, 4 dischi in sughero, devono avere lo spessore di 14-15 mm al massimo per evitare problemi di pattinamento e trascinamento. Io ho utilizzato la mia immancabile pistola per tirare i dadi che abbiamo visto, viceversa nel video vi ho comunque messo la coppia di serraggio nel caso in cui voi vogliate utilizzare appunto la chiave dinamometrica. Da Eugenio degli Innocenti, anche per questo video di In Officina con Scooterismo dedicato alla trasmissione della Lambretta è tutto, ci vediamo presto con ulteriori novità dall'universo Vespa e Lambretta. Ciao ragazzi, alla prossima!